tra tutte le energie rinnovabili, il fotovoltaico è quella con il mercato in più rapida crescita, più 40% l'anno. L'efficienza dei pannelli tradizionali oscilla tra il 14% e il 20%. La ricerca va avanti su strade sempre meno convenzionali, che potrebbero presto mandare in pensione il vecchio pannello solare. Sono stati inventati materiali organici capaci di catturare e convertire l'energia del sole. Si adattano ai vetri delle finestre, si applicano alle pareti delle case e sono coloratissimi. Il fotovoltaico di ultima generazione non è ancora uscito dai laboratori, ma promette di farlo nel giro di un anno. A lavorarci è una piccola azienda nata dall'incubatore d'impresa dell'Università di Torino, che a partire da materiali organici è riuscita a realizzare un colorante particolare. Steso tra due superfici, è in grado di produrre energia come un pannello di silicio. Le celle DSC si basano sull'emulazione di quanto avviene nella fotosintesi clorofilliana, ovvero la cattura della luce del sole da parte di un colorante che, una volta avuta l'energia dal sole, inietta un elettrone in un circuito elettrico e quindi produce la corrente. I materiali che si usano sono un vetro conduttivo su cui è depositata una pasta di biossido di titanio, che è un materiale che si trova facilmente, che è alla base per esempio delle vernici bianche che tutti noi utilizziamo, impregnato con un colorante. Il colorante ha la funzione di catturare la luce del sole. La redditività certo non è la stessa assicurata dai pannelli tradizionali e per ora si avvicina all'8%. Non a caso gli ideatori del fotovoltaico organico parlano di sistema integrativo e non sostitutivo, anche se il suo utilizzo intensivo potrebbe portare comunque al risparmio di un terzo della bolletta. La sfida, ma contatti sono già in corso, è ora quella di industrializzare la costruzione di pannelli che potrebbero essere vantaggiosi anche nella loro applicazione. Ha delle specificità questo tipo di celle, nel senso che può essere molto ben integrata architettonicamente in vetrate, finestre, pareti verticali, mentre sappiamo che le restrizioni che ci sono nell'installazione di un pannello di silicio. Un progetto che nasce con un forte impulso pubblico, visto che l'azienda creata dall'iniziativa dei 4 ricercatori è stata acquisita dalla municipalizzata del comune di Settimo Torinese, che nel giro di un anno conta di offrire uno dei suoi palazzi per la sperimentazione. Per ora quello che è stato presentato è un prototipo, ma la curiosità e l'eco della notizia hanno già varcato i confini nazionali, anche se per il comune della Cintura Torinese non è una novità. Già 5 anni fa la palazzina della municipalizzata venne alimentata con un sistema misto sole-idrogeno.